Allora, intanto sono molto emozionato perché per la prima volta mio nipote, di cui diremo soltanto il nome, Davide, è il mio cameraman e quindi è la sua prima esperienza come youtuber. Tra l'altro, la mia televisione fa strangissimo. Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio parlare di una specie di accrocchio che ho fatto, che ho voluto fare così perché avevo moltissimo tempo da perdere. Diciamo che è un buon modo per buttare 40 euro, 50 euro. 100 euro. Dipende da quanto si è stupidi. Non voglio anticiparvi niente, anzi, forse una cosa ve la spammo. Dica, dica. Allora? Per me è una cagata pazzesca! Bravo! 92 minuti di applausi! Sigla. Sostanzialmente ho preso un action cam da 20 euro, una economica cinesissima. Ho comprato un adattatore da pochi euro, un adattatore per montare le lenti C-mount, con attacco C-mount, quelle per la videosorveglianza, per intenderci. E quindi la mia idea era quella di provare a trasformare un action cam, quindi una camera con un grandangolo a 180 gradi, in una specie di videocamera professionale per fare video con la possibilità di cambiare gli obiettivi. Non ci sono riuscito, ve lo anticipo, o meglio, ci sono riuscito, ma è uscito una c***a. Quindi alla fine, di base, non buttate soldi. In ogni caso, sostanzialmente si tratta di smantellare un action cam. La prima l'ho proprio smantellata, distrutta, l'ho dovuta buttare. Al secondo tentativo, sono riuscito ad accedere al sensore senza fare troppi danni. Una volta smontata la ghiera, funziona più o meno tutto allo stesso modo: si deve disattivare la batteria ed andare ad aprire la parte del sensore. Ed è la parte un po' più delicata perché sostanzialmente è lì che si gioca tutto il funzionamento della camera. Si deve svitare la lente che ho solitamente incollata, bisogna fare un po' di attenzione. Ed è una lente a 180 gradi, non molto diversa dall'oculare di una porta, insomma, una schifezza sostanzialmente. Però vabbè, la tanto la dobbiamo buttare, soprattutto costa pochi centesimi, per cui amen. Una volta staccata si può accedere al sensore, bisogna fare molta attenzione perché anche una minima macchia noi non la vediamo poi sul sensore, ma la vediamo quando andiamo a girare. Infatti, nelle immagini che ora vi mostrerò ci sono queste macchie, per cui altro fallimento di questa cosa, di questo esperimento. Smontata la lente, bisogna quasi sicuramente rimuovere il bordino, la guarnizione o comunque qualche spessore che viene inserito per cambiare il tiraggio della lente stessa. E bisogna fare attenzione perché quasi tutti i modelli del mio clone LSG 4000, quindi un clone di un clone di un clone, quindi una schifezza totale. Comunque nella mia SG 2000, chiamiamola così, c'è il filtro IR che è montato direttamente sulla lente. Infatti poi quando sono andato a rimontare mi sono reso conto che effettivamente faceva riprese come una fotocamera camera IR, quindi ancora più inutilizzabile. Quindi bisogna fare un po' di attenzione a questa cosa, eventualmente risolverla montando un filtro IR sul sensore oppure comprandosi magari una Xiaomi che non ce l'ha, questa cosa ce l'ha sul sensore il filtro, per cui spendere 60-70 euro invece di 20-30, però avere anche una qualità superiore quasi paragonabile a quella della GoPro. E una volta montato questo adattatore si potranno montare a loro volta, spingendolo abbastanza, si potrà poi montare un obiettivo con attacco C. Bisogna fare attenzione perché purtroppo il peso potrebbe in alcuni modelli romperlo, come è successo ovviamente a me, che nel mio caso che si è spezzato mettendo a fuoco una volta, ho dovuto usare la colla a caldo come se non ci fosse un domani. Detto questo, ora vi lascio un paio di video, prima delle considerazioni finali, girati con questa cosa. Che dire, certo, ci sono degli esempi su YouTube, trovate degli esempi fatti con delle GoPro, allora lì là magari potrebbe avere forse qualche senso. Non è a molto in realtà questa cosa, non ha molto senso fare una action camera con un obiettivo intercambiabile, zoom o comunque a focale fissa con un'apertura variabile, bla bla bla, non ha senso, perché
sputtana, nel senso. Comunque, l'ho voluto fare per capirlo. Bisogna sbagliare per capirlo. Va bene, allora compratevi una GoPro. Questo diciamo, è il succo del discorso. Compratevi una GoPro perché non c'è un motivo se le GoPro sono le GoPro. Pagate solo il marchio, pagate proprio la qualità. Non mi paga la GoPro purtroppo per questa cosa, però vi dico compratevi una GoPro. Una valida alternativa è l'Axia Yomi, anche l'Axia Yomi purtroppo mi paga per dirlo, un'ottima alternativa alla GoPro, però comunque ha una spanna sotto, però usabile, vi linko la recensione qui sopra. Che altro dirvi? Una considerazione finale, vale la pena farla questa cosa? No, perché è una cagata pazzesca. Beh, se vi è piaciuto, non so perché, ma se vi è piaciuto questo mio video, condividetelo, mettete un mi piace, un non mi piace, datemi un segno di vita. Se avete domande, se proprio le avete, ponetemele tranquillamente nel cosino dei commenti qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video, non so se sarà una recensione, forse un vlog per un viaggio che sto per intraprendere, di cui vi parlerò più avanti, per cui niente, ci sentiamo alla prossima.